Nunziatina porta dell'altro tè per la signorina Stainless e procura delle pezze per pulire le scarpe della mia amica. Mi volete dare i guanti? Sì. I guanti? Io non so proprio come fare. Io credo, cara, che sei tu, basta che guarda così. Albertina! Non starai mica scherzando, spero, perché se è così non lo trovo affatto divertente. Ma che ti sei messa in testa tu, che basti portare un cognome altisonante e gli occhialini da miope per essere giustificata qualunque cosa combini? Se i tuoi nervi sono arrivati al punto che non riesci a tenere in mano una tazza col piattino, dovresti rinunciare a bere il tè. Me ne vado, ne ho abbastanza di questa casa e del suo ancora per poco proprietario. Floriana? Porta questo vestito in tintoria e fammi avere la fattura. Ah! Questo lo conosco, è un mille piedi. Sì, bravo, dell'ordine dei miracoli. Lo sa, Albertina, c'è una storiellina molto divertente sui mille piedi. Oh, la prego, me la racconti? D'accordo. Lei sa cos'è che fa... Cos'è che fa chi? No, è una storiellina, non mi deve interrompere. D'accordo, scusi. Allora... Lei sa cos'è che fa 999 volte tic e una volta toc? No. Un mille piedi con una gamba di legno. Toc, toc. Oh, 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 oh. Che storia triste! Un piccolo animaletto così indifeso con una zampetta di meno. Una su mille! Farti questa domanda. Albertina. Ho spalancato tutte le finestre in cucina, come mi avete detto voi, ho fatto entrare le mosche. Quello va pazzo per gli insetti. Ma proprio adesso? Dove eravamo rimasti? Del medesimo sottotipo vertebrati. Ah, sì. Albertina, ecco. Albertina, quello che tu devi tenere a mente è una cosa importante. L'unica differenza che esiste fra me e te è che tu sei un uomo e io una donna. Sì, sì. Che io sono una donna e tu un uomo. Sì, sì. Sì, sempre sì, sempre sì, sempre. Che tu sei una donna e io un uomo. Sì, sì. E ora sì. Ecco, Albertina... Oh, Madonna Santa. Albertina, vuoi sposarmi? Come hai detto, prego? No, anche se non te ne importa niente di me, anche se hai solo un po' di simpatia per me. Tu pensi che in un prossimo futuro potrai imparare a volermi un po' di bene in un ragionevole lasso di tempo, diciamo 5 giorni, 11 ore e 7 minuti? Ti prego, di sì. Ma io ti voglio già bene, Orazio. Oh, Albertina. Oh, Albertina! Ti sei fatto male, caro? Sì, un male terribile. Forse sarebbe meglio che ti alzassi in piedi. E sarebbe meglio se avessi ancora un ginocchio. Oddio mio, che dolore! Albertina, se tu mi respingi, io sono un uomo morto, la mia vita è finita qui, Albertina. Ti prego, Albertina, divento povero. Povero? Un povero uomo, tormentato, torturato dal rimorso di non avere fatto abbastanza per averti. Ma io non ho alcuna intenzione di dirti di no. Ah no? Io ti amo, Orazio. Ti amo dal momento in cui hai versato il tè sul vestito di Floriana. E da allora ho sempre sperato che tu un giorno mi chiedessi di sposarti. Questo sabato ti sembrerebbe troppo presto? Sabato questo? Sì. Oggi è sì. Mercoledì? Sì. Giovedì? Sì. Venerdì? Sì. Albertina, ti prego, rispondi sì o no? Sono un po' sulle spine, capisci? Sì. 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 Oh, Albertina, tu sei la mia salvatrice. Oh, Albertina, tu sei la mia salva... Oh, Albertina... Tu sei la mia salvatrice.